Numeri da record per il secondo round 2022 del Top Jet Formula 2000 Italian Trophy e del F2.0 Cup che si è disputato sul circuito internazionale di Monza nell'ambito del primo ACI Racing Weekend stagionale. Il Tempio della Velocità ha richiamato tutti i più accreditati protagonisti della serie organizzata dal pluricampione rally Piero Longhi, oltre a 8 piloti della serie austriaca Drexler. Una partecipazione davvero straordinaria che conferma il grande interesse di driver non professionisti per questo tipo di gare con vetture di qualche anno fa, ma ancora molto performanti sui principali circuiti d'Italia. La scelta di Longhi di alzare il livello delle competizioni si è quindi rivelata azzeccata, tanto che sul circuito di Monza sono stati ben 7 i piloti a schierarsi con le Super Formula, le vetture più potenti in pista. Paolo Brajnik, già vincitore di gara 1 al Mugello, sulla più recente Dallara F320, Bernardo Pellegrini con la sua F3 Dallara F313 Volkswagen, assistita dalla HT Powertrain, Dino Rasero su F3 Dallara F320 Mercedes della Pure Sport, Renato Papaleo in gara con la Dallara F315 del team One Management e il giovanissimo ungherese Benjamin Berta, che è risultato il vincitore di gara 2 al Mugello su Dallara F314 Toyota del team Hoffman. Accede in Super Formula avendo montato un nuovo propulsore sulla sua F312 l'esperto Franco Cimarelli, mentre rappresenta un ritorno dopo 2 anni di assenza dalle piste quello di Riccardo Perego alla guida della F317 della Perego Corse. A guidare la schiera delle tante vetture pro, il toscano Andrea Benalli, già capace di lottare al Mugello con le più performanti Super Formula, al via sulla F309 della Pure Sport. Rientro per l'occasione in classe pro del danese Stig Larsen con la F312 del team Automobile Tricolore, mentre fanno il loro debutto in categoria Davide Pedetti con la F317 Toyota del Nannini Racing, Antonio Montruccoli con la F312 Mercedes del Corbetta Racing e Antonio Rinaldi con la F302 del team Sud Motorsport. Si sfidano nella classe Pro AM Luca Iannacone, che correrà con i colori del Franz Voss Racing anche per la serie Drexler, Umberto Vaglio del team ASD Living KC e il rientrante Giorgio Berto del BMG Racing. In gara nella Pro AM anche Edoardo Bonanovi sulla Migal del team Automobile Tricolore.
classe AM, dopo il doppio successo del Mugello, Francesco Solfaroli è partito a Monza con i favori del pronostico, pronto a ripetere la sua eccellente performance con la F308 del Facondini Racing. A contrastare la sua marcia è il suo compagno di scuderia con una vettura simile, Daniele Ratrizzani, e i due portacolori del team Sud Motorsport, Jean-Luc Neri su F311 e Salvatore Marinaro su F310. Debutto assoluto nel Top Jet F2000 per Sergio Conti con la Tatus Abarth della Cremona Corse. I due turni di prove libere sono serviti a molti per scegliere i possibili assetti da utilizzare nelle qualifiche e in gara. Tenendo conto che le giornate successive si preannunciavano molto instabili e le percentuali di precipitazioni erano davvero alte. È stato così che alcuni dei piloti hanno mirato in particolare a preparare la vettura per le qualifiche delle 8:30, dove comunque la pista sarebbe risultata molto fredda, mentre altri hanno già puntato alla gara. Pronostico rispettato nelle prove cronometrate che hanno stabilito le griglie di partenza. Nella F2000 Breinic ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Pellegrini e Papaleo. L'alfiere del team ASU Avvi Racing ha gestito al meglio il potenziale della sua Dallara F320. Siamo a Monza, abbiamo fatto sta qualifica dopo le prove di ieri. Tutte le prove sono andate abbastanza bene. La qualifica, nonostante un inizio umido, perché c'era una pioggia, è diventata asciutta, quindi abbiamo cambiato da rain a slick e con un po' di strategia, viste le 40 macchine, ho dovuto liberarmi, insomma, avere un po' di spazio per fare un giro. Abbiamo piazzato un crono decente, non assoluto ma decente, quindi abbiamo una pole position, credo, per entrambe le gare. E vediamo la gara com'è, nel senso che se piove è una giostra, se è asciutto come l'altra volta ci daremo del gas. Al suo fianco sullo schieramento è andato l'irlandese Chan Curry della serie austriaca Drexler e quindi trasparente ai fini del Top Jet. Seconda fila per Bernardo Pellegrini sulla F313 della HT Powertrain e Renato Papaleo sulla F315 del Team One Management. Dino Rasero sulla F317 della Pure Sport ha conquistato la quinta casella dello schieramento e al suo fianco lo svizzero Sandro Zeller, anche lui della Drexler. Per quanto riguarda la Coppa F2.0, Francesco Azzori ha messo la sua formula Renault davanti a tutti, facendo segnare un primo 5 secondi e 289 millesimi. Eccoci qui, Francesco Azzori, finalmente pole position con il Formula Renault in F2 Cup. Gara sicuramente accesissima, vedremo il da farsi se sarà asciutto o bagnato, io spero bagnato. E dopo una P1 sia nelle libere 1 che nelle libere 2 siamo riusciti a prenderci finalmente anche la pole position in qualifica. Speriamo di proseguire questa scia positiva, questa nota positiva. Ci sentiamo e ci rivediamo sicuramente dopo gara 1, spero dopo gara 1 bagnata. A 5 decimi il secondo di divisione Karim Sartori, mentre terzo è il risultato Lawrence Balestrini. Grande sportività tra i protagonisti, con Azzori che ha messo a disposizione del secondo Karim Sartori una centralina di ricambio particolare che aveva dato noi al suo avversario nelle libere, un gesto che la dice lunga sull'atmosfera amichevole che si respira nel paddock in questo campionato. We'll be right back.
Lo start è avvenuto dietro la safety car, con Breinig che nella effettiva partenza ha preso la testa della corsa, Carey e Papaleo alle sue spalle, mentre dietro è cominciata la bagarre che ha visto coinvolti alcuni dei protagonisti. Rasero, uscito nelle fasi iniziali alla Roggia e poi rientrato, Bernardo Pellegrini che in una delle ripartenze ha dovuto saltare la variante perdendo del tempo prezioso. Della prima variante un concorrente è andato dritto e Bernardo ha dovuto necessariamente seguirlo dovendo fare lo slalom tre cubi. Siamo rientrati ottavi, abbiamo guadagnato una posizione, ma sembra che questa gara non sa da fare. L'epilogo è stato appassionante, con Breinig che ha capitalizzato il gioco delle traiettorie e dopo essersi lasciato sorpassare dal suo avversario è riuscito ad infilarlo e presentarsi per primo al traguardo col tempo di 27 minuti, 57 secondi, 93 millesimi e un vantaggio di 855 millesimi di secondo su Carey e 1 secondo e 873 su Papaleo. Diciamo che con tutte le ripartenze, chiaramente in un circuito come Monza le scie fanno una gran differenza e quindi ero sempre a rischio di sorpasso da parte del mio oppositore, se non sbaglio irlandese, e tra l'altro ben adatto a questi tipi di condizioni un po' umide e niente, abbiamo cercato di mantenere la leadership in un modo o nell'altro, insomma incrociando un po' di traiettorie alla fine siamo venuti fuori. Vabbè, io partivo quarto, quindi eravamo lì davanti, sono riuscito poi a passare Pellegrini qui col gioco delle scie, se riesci a stare molto vicino diciamo che tra virgolette è abbastanza facile. E poi eravamo lì tutti e tre con la ripartenza safety car, si riusciva a sfruttare la scia, loro forse avevano qualcosina più di me, però io con la scia riuscivo a recuperare quel piccolo gap che avevo, quindi eravamo lì. E poi un po' si interrompe, però si interrompe, alla fine è finita così. Però va bene, dai, un altro podio, va bene. È stata una bellissima gara, un po' complicata perché era parecchio tempo che ero fermo, ma la macchina che mi ha messo a disposizione il team è stata fantastica, siamo stati tutti corretti, una bella lotta. Ho sperato piovesse fino all'ultimo, poi la pioggia non è arrivata, abbiamo deciso di mettercela tutta ancora una volta, e i nostri sacrifici hanno ripagato, siamo riusciti alla stragrande direi a vincere la gara, la F2000 Cup. E oltretutto con giro veloce, fatto nell'ultimo giro con tanto di errore nel mezzo del giro, però ci siamo divertiti, peccato per qualche momento di troppo della safety car che si poteva evitare, però se ci sono state sicuramente c'è stato un motivo, quindi bene così e non mi dispiacerebbe fare gara 2 domani sul bagnato. Abbiamo fatto il quarto tempo in qualifica, poi siamo venuti su, una bella gara e siamo molto contenti alla fine. Contentissimo perché so contro avversari molto molto forti, tra l'altro questo è stato anche il replay del Mugello, Azzori primo, Palmieri secondo, io terzo, quindi adesso anche per domani si guarda solo avanti, sono veramente contentissimo.
mentre a distinguersi tra i piloti della categoria light è stato il monzese Fabio Tunchetto. Domenica le condizioni sono state difficili. La direzione gara ha dichiarato wet race, ma la pista in asciugamento cambiava ad ogni istante. La bagarre comunque anche in gara 2 è stata intensa, con Brainic sempre a fare l'andatura e tanti duelli alle sue spalle. Questi è costato caro a Bernardo Pellegrini, che si è toccato con Carey, retrocedendo fino alla decima posizione. Il campione in carica del Top Jet ha però rilanciato la sua F317 rimasta incolume, riuscendo a recuperare fino alla quarta posizione nell'assoluta, terzo della F2000. Gara 2 nel corso dei primi giri ha visto la perdita di uno dei sicuri protagonisti, Nino Rasero, fermo sul prato per un problema tecnico. La corsa di Brainic è proceduta regolare nonostante ancora dei rallentamenti per la presenza in pista della safety car e si è chiusa con un nuovo trionfo. Il pilota friulano dopo la vittoria di gara 1 si è imposto quindi anche in gara 2 col tempo di 28 primi, 16 secondi e 995 millesimi, in vantaggio su Carey di 1 secondo e 339 millesimi e Papaleo di 2 secondi e 132 millesimi. We'll be right back.
1, FP2, qualify, gara 1, gara 2, niente, andiamo a bere qualcosa. Cioè, che vuoi aggiungere? Sì, comunque è un weekend impegnativo, ne parlavo adesso, anche se comunque abbiamo un buon ritmo in questa pista. Riuscire a tenerlo fra le 40 macchine o quasi partenti, l'acqua, gli irlandesi, il safety car, è un bel circo, insomma. Cioè. Comunque ne siamo usciti bene e niente, andiamo, dove che andiamo? Imola mi pare? Ecco, a Imola andiamo. È stata una gara dalle mille emozioni, anche perché come al solito sono intervenute le safety car, purtroppo poi ho avuto un contatto con Kerry che ero in seconda posizione in quel momento e speravo veramente di mettermi molto vicino a Brainic per tentare l'attacco durante la corsa e invece sono dovuto poi ripartire dalle retrovie, fortunatamente avevo un buon setup della macchina, abbiamo avuto una buona prestazione globale per gara 2 e quindi sono riuscito ad avere anche il passo per andare a recuperare alcune posizioni, quindi è un terzo posto diciamo acciuffato un po' per i capelli perché speravamo qualcosa meglio in questo weekend, però per ora siamo contenti così. No, dai, è stato bello, abbiamo fatto un podio anche oggi, la gara è stata molto divertente, combattuta, quindi è bello arrivare a fare un buon piazzamento, però dopo aver lottato siamo qui per divertirci, quindi l'obiettivo è quello, anche per il campionato due terzi posti che poi essendoci uno straniero di fatto sono due secondi posti, van bene, siamo contenti, quindi niente, ci vedremo al prossimo giro a Imola. Sì, promessa rispettata, e avevo detto anche a Gigi e Max che gli avrei dato un altro trofeo del primo posto team e ce l'abbiamo fatta, e questo non può che caricarci ancora per le prossime gare, in ottica campionato siamo messi molto molto bene, quindi in virtù di ciò dobbiamo impegnarci ancora di più per fare meglio e si può sempre migliorare, quindi assolutamente ci vediamo più agguerriti che mai ad Imola. Sì, sì, la stagione è iniziata bene, abbiamo fatto in 4 gare 4 secondi posti, quindi siamo lì, siamo attaccati al traino e stiamo sistemando ancora qualcosa sulla macchina con questi nuovi pneumatici che quest'anno equipaggiano la F2 Cup e quindi dai, sono fiducioso per le prossime gare. Con un grande stacco frizione è passato Formula 3 davanti a me, è passato altre monoposto, sono andato subito i primi giri a prendere anche il leader Azzori, l'ho superato e quindi eravamo in testa di Formula Renault e poi purtroppo ci sono state Fulcursiello, la safety car, poi siamo ripartiti sempre in bagarre per il primo posto con l'amico Azzori. E poi purtroppo quando siamo arrivati in parabolica c'era un doppiato con un Formula 4 blu, penso si sia visto nella diretta, aveva le bandiere blu, quindi io mi sono infilato in pieno all'interno della parabolica, ma in quel momento proprio lui mi ha chiuso pieno e penso per pochissimi centimetri non ci siamo toccati, la mia monoposto è leggermente partita di traverso, mi hanno toccato dietro e purtroppo, come si è visto in televisione, tutti hanno dovuto rallentare per colpa di questo doppiato che ha chiuso in parabolica e chi arriva dietro a velocità non ha modo e tempo di evitare il tappo. Poi siamo ripartiti, ma nel frattempo eravamo stati superati anche da Palumieri, sempre a causa di questo avvenimento che era successo in parabolica, mancava solo un giro e quindi non aveva senso prendere nessun rischio, va benissimo un terzo posto ma poteva essere molto molto di più perché il passo era quello del leader.